Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Allora, che bel viaggio nel passato è stata questa sigla, dite la verità che l'avete apprezzata. Ogni tanto la cambio così, giusto oggi stavo guardando qualche video stupido, ovviamente, perché altrimenti non c'è gusto. Ho trovato questo qui di Carlos Matos, ho detto devo assolutamente proporlo come sigla. Ed eccoci qua. Chi ci sta guardando su YouTube si è perso la sigla, parlo con i futuri spettatori sul tubo. E quindi niente, la prossima volta dovete venire su Twitch, così mi potete addirittura fare le domande in diretta. Allora, che dire? Il nostro Elon Musk ci ha un po' scombussolato i piani, ma noi non ci spaventiamo, perché di nuovo, guardate, questo grafico è ancora, come dire, salvabile, non c'è ancora niente di catastrofico, non è il caso di spaventarsi ancora. Anche perché, sì, va bene, Elon Musk ha sollevato sto polverone, ma io vi dico la verità, sono contento se a causa di Elon Musk, che non ha niente a che vedere con i fondamentali di Bitcoin, il prezzo cala un po', perché di fatto è un'opportunità per accumulare ancora. Ragazzi, mi spiace, io la vedo così, da accumulatore, da investitore sul lungo periodo, sapere che un personaggio così ha questi exploit e manipola un po' il prezzo, cosa che è assolutamente normale in un mercato come quello delle cripto, quindi non sono qui a urlare manipulation e a fare della polemica, eccetera, ma anzi, ben venga, perché caspita. I fondamentali sono più forti che mai. Siamo in un periodo estremamente bullish. Ok, va bene, fallo dampare, io accumulo di più. Ecco, questa è la mia visione iniziale. Detto questo, al momento, come vi dicevo, il grafico è ancora molto molto positivo perché abbiamo reagito molto bene a questo attacco alla zona del precedente low. Abbiamo addirittura grattato un po' di liquidità dal nostro range low, quello più basso in assoluto, e la domanda si è fatta sentire. Ok, quindi adesso è vero, c'è da capire ancora in che direzione ci muoveremo, se faremo un bearish retest da questa parte, se andremo subito a riassorbire questo dump. Ci sono tanti scenari possibili, ecco, in base ai prossimi giorni dipenderà un po' quello che è l'esito di questo scenario di breve di Bitcoin, e quindi addirittura ci potrebbe essere la possibilità di andare a cercare lo short di copertura, ma di quello ne parliamo nell'analisi dei grafici. Lo so che non vedete l'ora che vi dica se lo apro oppure no, perché così poi sappiamo che se lo apro pomperà. Ormai questo è un dato di fatto. Scherzi a parte, oltre a Bitcoin ci sono le altcoin che, ragazzi, stanno veramente facendo numeri incredibili. Abbiamo la dominance di Bitcoin che è allucinante, cioè è in continua diminuzione, è a un livello basso al quale non era da giugno 2018, cioè veramente tra un po' andiamo a toccare i minimi di gennaio 2018. Vi ricordate cosa vuol dire? Cioè, gennaio 2018 era nel pieno della bolla quando qualsiasi altcoin era arrivata a pompare disastrosamente. Sono proprio curioso di vedere quale sarà stavolta l'esito, ok? Se avremo un'altra bolla delle altcoin, quindi che con conseguente sgonfiaggio, con conseguente recupero da parte di Bitcoin, oppure se stavolta le altcoin continueranno il loro ciclo rialzista. Quindi se la dominance andrà a toccare nuovi minimi e eventualmente Ethereum come si comporterà contro Bitcoin, perché la speculazione, cioè c'è molta speculazione che immagina il fatto che Ethereum potrebbe per davvero scavalcare Bitcoin questa volta. Stiamo a vedere, tanta FOMO, bisogna come sempre filtrare le informazioni, non farsi coinvolgere da questi trend guidati unicamente dall'emotività, ok? Bisogna filtrare, filtrare, filtrare. Piedi per terra, una strategia per operare su queste tipologie di mercato, e poi si va tranquillamente sul sicuro e ci si gode qualsiasi trend può capitare. Adesso, prima di andare a vedere i grafici, abbiamo il nostro solito iter di oggi. Quindi, prima cosa, notizie, pillole, novità, cose interessanti. Seconda cosa, voi che siete il meglio del meglio, quindi le vostre domande. Terza cosa, ovviamente andiamo a vedere i grafici, perché senza i grafici non è una delle nostre live. Allora, prima cosa,
Vabbè, dai, partiamo da Elon Musk, visto che ne dovremmo parlare per forza. Ha sollevato un po' il polverone Elon Musk del il tema Bitcoin ambiente, Bitcoin energia, spreco energetico, impatto sull'ambiente e sul pianeta. Un tema che ultimamente ha fatto parlare parecchio anche prima di Elon Musk, no? Quante volte abbiamo sentito parlare? Il mining di Bitcoin consuma come tutto il continente XY, ecco. Questi, non lo so, sono notizie che andrebbero contestualizzate, perché dette così sono mero giornalismo fino a se stesso. Bisogna contestualizzare, bisogna capire, perché bisogna porsi queste domande. Innanzitutto, l'energia utilizzata per minare Bitcoin, da dove proviene? È vero, in parte proviene da combustibile fossile, proviene da carbone e quindi è energia che ha un impatto notevole sul pianeta. Però non bisogna fare un'equivalenza mining Bitcoin uguale carbone, uguale combustibili fossili, uguale spreco energetico, perché buona parte dell'energia, ricordo di aver letto uno studio con documentazione annessa non a caso, che stimava che il 70% dell'energia utilizzata per il mining di Bitcoin proveniva da o energia rinnovabile o energia che altrimenti sarebbe andata in qualche modo sprecata, ok? Quindi già questo è un segno che tutto quello che si dice spesso è gonfiato. È vero che bisogna, e io mi auguro che questo exploit di Elon Musk possa servire anche questo, bisogna sempre andare verso un'energia più green, un'energia più rinnovabile, soprattutto nel mining, perché di fatto il mining consuma tanta energia, ma i miner sono i primi a non voler pagare l'energia, a volerla pagare il meno possibile, e l'energia meno costosa la si trova dove ci sono le fonti rinnovabili, dove ci sono i paesi che ne producono in abbondanza, e pertanto i miner vanno in quella direzione lì, cioè è folle da parte di un miner utilizzare una forma energetica più costosa, ok? E quindi questo è un po' il discorso di fondo. Certo, io spero che col fatto che Elon Musk ha sollevato questa questione si cerchi ancora di più, cioè ci sia ancora una maggior sensibilizzazione verso questo tema, ma non solo nel mining, perché sì, il mining consuma molta energia, ma c'è anche tanto altro, ok? Non bisogna concentrarsi su Bitcoin solo perché fa notizia, e di solito quando c'è una notizia negativa su Bitcoin, anche se è una cosa grossa così, magari qualcuno dice una briciola di una cosa, viene subito ingigantita e rimbalzata su tutti i notiziari, su tutti i media che devono sempre cavalcare l'onda per screditare Bitcoin. Questo è un po' una cosa che a me personalmente dà fastidio, e spero che ci sia, come dire, un approccio giusto verso questa problematica. Quindi assolutamente sì, stimolare un mining più green, più pulito, assolutamente no, demonizzare Bitcoin con le solite Bitcoin uguale inquinamento, consumo, eccetera, eccetera, eccetera. Perché il mining non è solo energia buttata, cioè energia che viene utilizzata per rendere sicuro un network che permette il movimento di miliardi di dollari in maniera trustless, in maniera senza disintermediata e decentralizzata. Cioè, non vediamola come sprecata, anche se c'è di fatto un consumo energetico. Teniamo a mente questa cosa qui. Io ce l'ho molto a cuore come discorso, lo porteremo avanti, se sarà il caso magari faremo una bella ricerca con le giuste fonti, le giuste documentazioni, ma sicuramente sarà in sede di un altro video dedicato. Poi ovviamente il nostro Elon è andato avanti un po' col discorso, alla fine si è un po' rimangiato, ha cercato di ritornare sulla retta via per riprendersi un po' la simpatia della crypto community, anche perché tutti cominciavano a pubblicare screenshot che avevano disdetto l'ordine della Tesla, e quindi lui ha detto: ma aspetta un attimo, va. Anche perché, cioè, ricordiamoci che Tesla negli utili dell'ultimo trimestre, cioè i suoi utili sono derivati da Bitcoin e non dalla vendita delle auto, cioè la vendita delle auto per Tesla paradossalmente è quasi un business in perdita, e gli utili che ha fatto per la maggioranza li ha fatti grazie a Bitcoin. E poi nel giro di un mese si mette a dire: ma sì, io supporto alla grande Bitcoin, poi no, non lo supporto più. Nel giro di un mese, dai, ma che buffonata, qua è veramente una grande buffonata. E poi lavora con i developer di Dogecoin per migliorarne l'efficienza, cioè
Cioè, se non è un pump and dump questo, io non lo so veramente. E poi c'è chi ha il coraggio di definire Dogecoin la moneta del popolo, cioè non lo so, veramente peggio, quasi peggio di una banca centrale un'operazione del genere. Comunque, chiudiamo la parentesi Elon Musk dopo questo excursus dei suoi tweet, delle sue, non lo so, dei suoi umori altalenanti nei confronti delle cripto, e parliamo di qualcosa di più interessante. Anzi, piccolo ultima parentesi, Dogecoin arriverà anche su Coinbase, adesso parliamo davvero di qualcosa di più interessante, ovvero SushiSwap su Matic. Ragazzi, Matic in questo periodo è indubbiamente il layer 2, la chain con le migliori opportunità. Avevamo visto un po' di tempo fa Aave, avevamo visto che c'era anche QuickSwap, avevamo visto che c'era un sacco di roba interessante, ok? E quindi c'è la possibilità di andare a utilizzare le piattaforme DeFi per ottenere un ottimo rendimento pagando comunque molte poche fee, perché il bello di Matic è proprio l'avere pochissime fee. Pertanto, oggi vi presento questa piattaforma che è il solito SushiSwap, non so se lo conoscete, se mi seguite probabilmente sì, perché è da un anno che vi faccio una testa così con SushiSwap, io sono abbastanza fan, e è sbarcato anche lui da poco su Matic. Guardate tra l'altro le statistiche, nel giro di una settimana è arrivato a quasi 1 miliardo di liquidità e 65 milioni di dollari di volume. La liquidità è già in pari a quella di QuickSwap, per capirci, e il volume, come vedete, è in trend crescente, credo che non ci metterà tanto a raggiungerlo. Ma la cosa che interessa a noi farmatori seriali è quella di andare a vedere le opportunità che ci sono. Ragazzi, ce ne sono veramente di fantastiche. Guardate, c'è un pool di stablecoin USDC, USDT che rende il 45% annualizzato, scusate se è poco, e poi per chi vuole holdare, chi holda Ethereum oppure addirittura Bitcoin, ci sono i pool WEther Stable che arrivano al 70-80%, ecco, purtroppo stamattina erano al 90 e passa, adesso stanno già diminuendo, ma credo che il trend sarà assolutamente decrescente purtroppo. E c'è anche il pool WBTC WEther per stakeare sia Bitcoin che Ether per gli holder, 39% annualizzato, ripeto, e l'APY è pagato sia in Sushi che in Matic, ok? Quindi è pagato in queste due coin, su Sushi c'è un po' di lock up, soliti discorsi. In ogni caso, caspita, è un rendimento che su queste coin non capita spesso, ma ultimamente nella DeFi, se si riesce a palleggiare da una parte all'altra, cosa che è resa possibile dal fatto che c'è Solana, c'è Matic, c'è la BSC, ormai non c'è più il problema di Ethereum, che non si può più fare la rotazione tra i vari pool perché ti costa un capitale. Con queste soluzioni alternative è assolutamente possibile e alla portata di tutti. E quindi niente, vi volevo soltanto presentare questa possibilità. Fantastico tra l'altro SushiSwap, che sta sbarcando praticamente ovunque. Guardate che roba, cioè come si fa a non apprezzare SushiSwap? Non a caso, tra l'altro, la coin Sushi è nel pieno di un uptrend, cioè guardate che ripresa che ha avuto dopo il retest di quest'area. Vabbè, questa è una parte legata più ai grafici. Niente, in verità questo è tutto quello che vi volevo dire, non c'era niente di particolarmente importante, a parte appunto questo SushiSwap che mi andava di condividervelo, perché mi piace tenervi aggiornati lato DeFi con le applicazioni che permettono di ottenere una bella rendita, e poi mi toccava un po', ecco, trattare anche, dare la mia opinione sul tema dell'ecosostenibilità del mining, il discorso di Elon Musk e quant'altro. Adesso partiamo a manetta con le vostre domande. Dove metto a rendita i sushi? Indovina, su SushiSwap, proprio lì. No, scherzi a parte, SushiSwap permette di trasformare i sushi in X sushi, volendo, e metterli in staking per ottenere altri sushi. Insomma, è interessante come modello, perché è una figata, cioè permette veramente di andare a ottenere una rendita che si compone in più strati, e visto che sushi è in uptrend, poi non c'è neanche il problema di doversi coprire. Le batterie della Tesla sono delle bombe ecologiche, altro che Bitcoin, e in effetti smaltire le batterie
batterie della Tesla è notevole, come le batterie in generale, d'altronde. Si fa pubblicità negativa, hai visto il numero di disdette per Tesla e Cybertruck? Sì, ho visto, infatti secondo me è proprio per quello che si è messo a mangiarsi un attimino la parola, ecco. Ciao Luke, toglimi una curiosità, come mai oltre che in Bitcoin investi in oro, non dovrebbero essere concorrenti? Guardi, io ti dico la verità, sono un po' vecchia scuola su quello, una piccola parte di oro nel mio portafoglio investimenti la voglio sempre tenere. Il motivo è, non lo so, che sono, cioè è un asset anche quello che tendenzialmente protegge un po' dall'inflazione, è decorrelato all'azionario, poi ho molte più cripto che oro, perché l'oro pesa... è meno del 5% del totale del mio portafoglio investimenti e quindi quello è un po' il motivo, è una protezione, ecco, una sorta di hedge contro gli altri asset, vediamolo in questo modo. Poi ci spiegheresti come funziona la leva dinamica di Binance sui bull token? In particolare vorrei capire il meccanismo che autoregola l'andamento della leva da per 1,25 per 4 e sapere come approcciarsi a questa forma di investimento. Allora, guarda, io ti dico la verità, i bull token, i bear token li tendo ad evitare perché sono dei token che sono molto efficaci quando c'è un trend molto forte, molto poco efficaci quando c'è un trend laterale, o meglio un trend non pronunciato, e quindi c'è il rischio di andare a erodere il guadagno. La leva funziona che ha un valore fisso che dovrebbe essere per 3 se non ricordo male, e ogni fine giornata viene ribilanciata per ottenere di nuovo per 3, quindi se c'è un trend crescente tu hai il bull token, a fine giornata sarà un po' meno di per 3, quindi reinveste dei profitti, immaginati, e si espone ancora di più. Ecco, in oro come ci investi? Fisico? No, in realtà con il mio fantastico Pax Gold, che è come se fosse oro fisico. Non sono un grande fan degli ETF sull'oro, perché poi il loro valore spesso diverge dal valore dell'oro. Mi aspetto Bitcoin a 100k entro dicembre. Speriamo, speriamo. La forma energetica meno costosa è il carbone. E in realtà il nucleare costa molto meno del carbone, cioè... E io molte persone che conosco, poi dipende dai paesi ovviamente, però fanno mining se hanno ad esempio la loro pannellatura solare con batteria, cioè perché comunque attingere dalla rete ti costa di più, vuoi o non vuoi, e quindi essere autosufficiente spesso aiuta. Se uno ha i pannelli solari e magari ha energia in esubero, la può dirigere nel mining, ecco, e questa è una cosa che è comunque rende di più che rivendere questa energia, questo è un po' il senso. Allora, ciao Luca, cosa ne pensi di Alpha? Ottima Alpha, è un'ottima coin e ottima anche la piattaforma. Tra l'altro c'è stato da poco un aggiornamento che mi ero segnato di dover leggere, di dover guardare, approfondire, però non l'ho assolutamente fatto e quindi mea culpa. Grande Manu che ha fatto una donazione, grandissimo, che stampa moneta ai massimali, ti ringrazio veramente di cuore. Io non incentivo mai le donazioni perché, sapete, a me piace fare i contenuti gratuiti e mi piace incentivare sì magari a usare i miei referral link, ad abbonarsi per chi ha Amazon Prime, ma ecco, perché so che per voi è a costo zero, ma ogni tanto quando vedo una donazione non posso che ringraziarvi di cuore, perché significa comunque che apprezzate davvero il mio lavoro. Grazie di nuovo. Allora, riguardo Alpha, magari faremo un nuovo approfondimento, l'avevamo fatto un po' di tempo fa e quindi potremmo rifarlo perché ci sono state tante novità su Alphamore. Ciao grandissimo, che ne pensi di Kia? Allora, c'è una persona che conosco che sta testando per bene il suo mining e mi fa avere i risultati. Io volevo fare un video su Kia, però appunto prima di farlo volevo avere un po' di risultati concreti, perché per capire quanto durano gli SSD, per capire quanto si può guadagnare, eccetera, eccetera, e quindi arriveranno. State pronti perché il video di Kia arriva, non è che mi perdo questo trend. Ciao Luke, come stai? Ma tutto bene, grazie. Volevo chiederti se mi togli un dubbio, ci mancherebbe. Su Bunny i Tether hanno delle APY del 30%. Ora, semplicisticamente, io posso aprire un mutuo in banca con degli interessi anche del 5%, investire su Tether e comunque fare soldi a palate. Ma è possibile? Dove sta l'inghippo? No, mi viene da ridere perché
Dicono che brucia le SSD, sì, è vero, durano poco, un mesetto e qualcosa, quanto ne so. Scusate l'off topic, no, volevo dire che mi immaginavo la scena di uno che va in banca. Sì, buongiorno, volevo chiedere un mutuo, sa, dove devo firmare? E ti dice, ah sì sì, va bene, come mai fai casa, prendi casa, devi... come te lo posso dire? Guarda, no, in realtà è per un investimento. Ah, investimento, interessante, cos'è? Un immobile, un appartamento? No, guarda, devo comprare un po' di Tether da mettere su Pancake Bunny perché rendono il 30%. E mi immagino la faccia di quello che ti fa il mutuo che fa... avete presente il meme lì del vecchio, quello davanti al computer così, con la faccia così, ecco, uguale, sarebbe una scena stupenda, ma no, a parte gli scherzi, poi ovviamente c'è un livello di rischio, cioè se tu fai un mutuo e metti tutto su Pancake Bunny e per disgrazia succede qualcosa a quel pool, oppure Tether perde il peg, insomma sono cose remote come probabilità, ma se succede, cioè tu sei nella cacca fino al collo, quello è il problema, al di là di tutto, al di là degli scherzi. Come ha detto Antonopoulos, il Bitcoin non spreca energia, ma usa quell'energia per garantire la sicurezza delle transazioni e l'affidabilità del sistema. Completamente d'accordo, cioè non è che bisogna pensare come energia buttata, perché altrimenti uno dice, vabbè, l'industria del... qualsiasi industria consuma energia, ma non è che è energia buttata, è energia che produce un risultato, produce qualcosa. Da sempre il progresso ha consumato energia e quindi bisogna sempre contestualizzare. Si può garantire che un miner produca da fonte rinnovabile solo se questo ha il suo impianto fotovoltaico eolico dedicato. Esatto, esattamente, esattamente. Sono in Romania, China, dove l'energia costa meno, ma è sempre fossile e energivora. Magari in alcuni stati sì, come ad esempio in Cina, quello potrebbe essere. E lì allora bisognerebbe limitarla, bisognerebbe far sì che i miner siano incentivati a utilizzare una fonte più green. E magari questo nuovo dibattito che c'è stato potrebbe aiutare ad andare in quella direzione. Io spero che ne uscirà qualcosa di buono, per davvero. Allora, ogni puntata sei sempre più spesso a furia di pomparmi. Volevo farti una domanda. Ho il portafoglio cripto all-in su Ethereum da 20 giorni, YOLO. Ora sto valutando una strategia di ritorno del 60% su Bitcoin. Potresti fare un'analisi del grafico Ethereum-Bitcoin con le resistenze storiche più importanti? Certo. E secondo te è plausibile la rottura di ogni vecchio massimo con continuazione? Allora, stai godendo, se sei all-in su Ethereum di sicuro. Però, caspita, siamo estesi, quindi ci sta anche una politica protettiva. Allora, andiamo a vedere le resistenze storiche più importanti. Una l'abbiamo appena toccata, la stiamo rompendo in questo istante, e io sinceramente mi aspettavo, cioè, io mi aspettavo che qui flettessimo un attimino. Andiamo a vedere sul daily in realtà come ci siamo comportati. Vabbè, allora, qui un retestino l'abbiamo fatto. Qui neanche e qui adesso stiamo a vedere, ok? Quindi effettivamente un minimo di reazione da parte dell'offerta c'è stata, ripeto, retest qua. Qui c'è stata questa candelina rossa totalmente insignificante e adesso abbiamo rotto di nuovo anche qua. Le prossime resistenze sono questa 0.0084, questa qua, con tanto di pool di offerta sopra. Io lo disegno nel dubbio, so già che verrà totalmente disintegrato, ma io nel dubbio lo disegno perché da bravo scarabocchiatore di grafici devo farlo, è un lavoro sporco ma qualcuno deve farlo. Poi abbiamo un piccolo cluster qua, guardate com'è minuscolo, 00878. Era, c'è una candelina microscopica verdina qua, tac, con pool di offerta anche lì sopra, quindi vabbè, noi facciamolo perché è giusto evidenziarli tutti quanti, opla. E poi abbiamo qua su la resistenza forse più forte, 0.105, 0.1, incredibile, superare questo livello è fantastico, proprio da un punto di vista, non lo so, numerico, 0.1. E poi c'è il massimo storico sul settimanale, cioè è pazzesco questo grafico, 0.148, 0.15 facciamo. Allora, le resistenze sono queste. Se mi chiedi come si comporterà, io non ne ho assolutamente la più pallida idea, però le resistenze sono queste. Siamo in iperestensione piena,
Però la razionalità io non lo so fino a che punto può valere. Abbiamo visto anche Bitcoin che è completamente esteso eppure non ritraccia dal punto di vista mensile, perché voi direte sì, sta lateralizzando adesso da mesi, ok, però andiamo ancora a vedere il mensile com'è fatto. Questa sarebbe la prima candela rossa, cioè guardate lo storico, abbiamo 6 mesi verdi lunghi così e quindi per tutti questi 6 mesi pam 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 una dopo l'altra e quindi stiamo a vedere. Su Ethereum, ritornando alla tua domanda, guarda, ripeto, prevedere una reazione è totalmente impossibile, ti farei la sfera di cristallo di turno. L'unica cosa che ti posso dire è che questi sono i livelli chiave. Al momento stiamo approcciando questo qua a 0.078 e io ogni volta aspetto di vedere se c'è una reazione. Io ho il mio long aperto da tempo immemore, vi ricordate che mi stava per scattare lo stop loss, sarebbe stato lo stop loss più disastroso della storia, e finché non vedo un setup short, ecco, io ragiono così, non so se vuoi un altro spunto di riflessione. Quando si vede un setup short sul time frame giornaliero, allora magari valuto la chiusura del long. Potresti valutarla anche tu per ridurre l'esposizione, però caspita, se hai un'esposizione all-in, io quasi quasi un ribilanciamentino lo farei, non lo so. Vedi un po' tu, guarda, questa è la visione che ho e poi il resto, tutto il resto è noia. Allora, ritorno alle vostre domandozze, eccoci qua. Luke, usare BTC down come fare operazioni short però senza il rischio del margine liquidazione? Allora, in realtà non è proprio la stessa cosa, perché è come un ETF in leva, non so se avete praticità, li masticate gli ETF in leva che si ribilanciano a fine giornata, quindi se lo short regolare è lineare rispetto al prezzo, cioè lineare, scusate, il prezzo scende e il profitto sale, nel caso del BTC down invece la curva non è lineare, cioè è diverso. Io personalmente sconsiglio l'utilizzo di BTC up, BTC down, bull, bear, tutti quei token lì, perché davvero sono complicati da capire, sono poco intuitivi e c'è veramente un rischio abbastanza alto, difficile da capire più che altro, proprio perché se il mercato lateralizza massacra i rendimenti. Allora, ciao Luca, utilizzi ancora Fibonacci per l'analisi tecnica? Grazie. Ma non sono un grande utilizzatore di Fibonacci, però ogni tanto sì, domandozze, quanto è bella la parola domandozze. Comunque no, ripeto, Fibonacci lo uso ogni tanto come conferma, ma non più di tanto. Ciao Luca, quale sito app consigli di utilizzare per tenere traccia di tutto il portafoglio e dei trade? Io uso un banalissimo Excel perché purtroppo al momento sul mercato non c'è nulla di valido, parer mio. Non abbastanza. Allora, ciao, provo a immaginare uno scenario in cui la market cap di Ethereum passa Bitcoin. Cosa succederebbe se questo avvenisse? Non oso nemmeno immaginare. Io mi immagino una FOMO che, cioè, non ha precedenti. Buona parte conviene da energia verde in paesi nei quali proprio per questo l'energia costa poco, tipo alcune regioni della Cina dove c'è l'idroelettrico, come la megadiga che ha rallentato la rotazione terrestre al nucleare. Dipende dai paesi, è vero, mi fate notare giustamente che ogni tanto cioè qualche paese tende di più all'energia sporca, qualche paese tende di più all'energia pulita, alla fine è una questione economica meramente. Ciao Luca, potresti dare un'occhiata a IOTA BTC? Assolutamente sì. Vale Cadabra, grazie mille anche te per stampare moneta per la tua donazione. Brr, vedete che c'è la GIF ogni volta. Purtroppo non si sente il suono, credo, ma forse non l'avevo neanche impostato. Comunque grazie veramente di cuore, ragazzi. Siete fantastici. IOTA Bitcoin, andiamolo a vedere. IOTA BTC, no, IOTA BTC. Tac. Allora. Ah, interessante. Guardate qua cosa ci sta combinando IOTA. Togliamo un po' di frecce. Insulse neanche più di tanto. Allora, siamo sul settimanale e abbiamo un triangolo simmetrico, direi, proprio sopra a un pool di resistenza, un pool di offerta. Il che non è affatto male come cosa. Vediamo il giornaliero che ci dice. Anche il giornaliero ha una faccia accumulativa. Guardate, mi sbilancio su una situazione di questo tipo, si potrebbe quasi azzardare l'entry previdenziale prematuro
E lo stop loss qua sotto i 3000 sat, con chiusura, ok? In chiusura sotto i 3000 sat. A proposito di stop loss, cose del genere, mi sta venendo in mente una cosa. Visto che mi avete chiesto in tantissimi di fare video sul trading automatico, i bot, eccetera, adesso sto pianificando una serie proprio sui bot più famosi. Partiamo la prossima settimana, mi avete consigliato voi di darci un'occhiata, l'ho fatto e mi è piaciuto, con Bitsgap, che è un bot semplicissimo, alla portata di tutti, con un'operatività che mi è piaciuta, e la roba che mi è piaciuta di più è che è integrato con The Rock Trading, quindi è possibile fare trading automatico sull'exchange italiano con il minimo degli sbattimenti, lato dichiarativo, fiscale e quant'altro. Ragazzi, è una convergenza di cose, ho detto ve ne parlo assolutamente, e quindi lo andremo a vedere. Tra l'altro, su TRT, che ogni tanto ci sono pochi volumi, ci sono alcune inefficienze che con un bot si riescono anche a sfruttare abbastanza bene, un po' di spread, un po' di cose, vedrete che vi piacerà. Insomma, prossima settimana mi sa che esce questo video sul pezzo. Ripeto, IOTA, lateralità, accumulazione sopra a un'area che apparentemente è stata rotta, e quindi ci può stare quasi l'azzardo di dire stop loss qua sotto, entrata prematura e punto alla continuazione rialzista. Ci può stare, dai. Rischio rendimento decisamente asimmetrico. Poi, allora, dove siamo finiti? Fighissima questa cosa del bot su The Rock Trading, anche secondo me, molto molto. Allora, grazie per quello che fai, da quando ti seguo il mio approccio alle cripto è notevolmente migliorato. Guarda, queste sono veramente, è la ricompensa migliore sentire queste parole che potessi mai ricevere, credetemi. Posso farti una domanda sul tema correlazione? Ci mancherebbe. Eseguendo uno studio sulle principali cripto, mi sono accorto che molte di queste sono fortemente correlate a Bitcoin e o Ethereum, anche oltre all'80-90% di coefficiente di correlazione. Ok che ci sono cripto che pompano più di altre, ma non si rischia di creare portafogli poco diversificati? Tu come la vedi? Completamente d'accordo con te, guarda, è proprio così, cioè le cripto sono tutte estremamente correlate, si muovono un po' all'unisono. Ci sono alcune volte come questa che stiamo vivendo in cui le altcoin tendono a divergere da Bitcoin, la dominant scala, ma fondamentalmente, cioè, è un po' un mercato unico, ed è questo il motivo per cui io non sto più di tanto ad impazzire a prendere 550.000 altcoin, né a cercare di fare appunto un portafoglio troppo misto. Ed è anche il motivo per cui io seguo i grafici altcoin Bitcoin, proprio perché filtrano questa parte correlativa. Se tu li guardi in USDT, molto spesso sembrano tutti uguali. Se guardi alt BTC invece noti la differenza e noti quelle che valgono, perché sono in un trend particolare. Poi Tron, Justin Sun, ci sono ogni giorno buone notizie, stanno rilasciando un token per gli NFT, tu cosa ne pensi di Tron e Justin Sun? Guarda, troppo marketing e meno sostanza. Cioè, Tron è utile perché c'è l'RC20, il TRC20, che ad esempio con USDT così ti fa risparmiare un sacco di fee. Però per il resto non lo so, non sono un grandissimo fan di Tron, né lo sono mai stato. Ci sono molte piattaforme più di gambling su Tron che sfruttano la sua velocità. Allora, dove siamo? Siamo qua. Come va? Ho visto che MetaMask ha fatto anche l'app per smartphone. Quando ci fai un tutorial sul come collegare la BSC anche lì? Grazie, un caro saluto. Dunque, sai che non ho mai usato la DeFi su smartphone, un po' mi spaventa, però potremmo farlo, potrebbe essere interessante. Allora, il business delle macchine è un business in perdita per Tesla? Sì, ho notato, ho visto dai report. Gli sviluppatori di Doge che non dovrebbero esistere, infatti la prima cosa che ho pensato quando ho visto quel tweet, ho detto: cosa? Doge? Sviluppatori? Davvero esistono? Cioè non è stato uno che ha buttato lì una coin e basta? Non lo so, pazzesco. Allora, ciao Luca, complimenti per il tuo lavoro e anche grazie alla tua passione, onestà e professionalità che mi sono avvicinato a questo mondo e al money management. Bravo soprattutto per il money management. Cosa ne pensi di Egled e Maiar? Guarda, ne sento parlare solo bene, ma purtroppo non li ho ancora approfonditi a dovere. Credo che lo farò prima o poi. Un mio amico investe su Hyperfund, ma a me puzza di schema Ponzi. Pareri? Anche a me parecchio. Tra l'altro è stato segnalato dall'FCA, dall'Authority
UK come potenziale truffa e ha tutto insomma tutte le carte in regola per essere un Ponzi. Io personalmente ci starei ben distante e lo direi anche al mio amico se ci tengo a lui, ecco. Mitico Luca, ma questo Matic dove può arrivare secondo te? To the moon? Io sto andando da 2 mesi e finalmente sta pompando, dimmi la tua. Andiamo a dare un'occhiata al graficozzo, andiamolo a dare. Dunque, è senza sosta Matic, guarda, pazzesco, è allucinante, fa paura. Stai holdando da 2 mesi, hai detto finalmente sta pompando, cioè se stai holdando da 2 mesi tu hai fatto tipo per 10, un qualcosa del genere. Comunque su un grafico del genere io veramente non posso dire nulla, perché non ci sono resistenze, non c'è nulla, di nulla, e quindi ecco qua l'unica cosa che si può fare è proprio giocare con Fibonacci. Se noi andiamo a fibonacciare al contrario, tipo così, vabbè, è stata bucata anche l'estensione di Fibonacci all'1.618, quindi non so veramente che dire, guardate, giuro, sono abbastanza in difficoltà. Proviamo a fibonacciare così, tac, tac, 20236 potrebbe essere a 2600 satoshi un primo ritracciamento. È che anche sull'intraday non c'è nulla di nulla, un'ora, nulla di nulla. Sì, sull'1 ora, ecco, c'è qualcosa esattamente qui, però boh, cioè si parla di intraday, non so che dire, è inarrestabile, è iperesteso, quindi io personalmente i grafici così, lo sapete, non li tocco più di tanto, ma che dire, è veramente carichissimo. Il miglior trade su Matic è stato qua, guardate, il vecchio high, rottura, breakout pazzesco, poi offerta che l'ha fatto pennellare 1 e 2 volte, poi è ripartito, quindi questo era veramente un entry splendido, però purtroppo si parla al passato. Allora, ma scusami, non ha senso pagare in Bitcoin finché avrà questa volatilità o mi sbaglio? Guarda, io ti dico la verità, io non pagherei mai qualcosa in Bitcoin, perché per me Bitcoin è un investimento, cioè un asset, è come dire pagare un bene di consumo che per definizione perde di valore utilizzando un asset che invece tende ad acquistarlo, cioè no, non lo farei assolutamente. C'è la cartaccia fiat per quello, per acquistare beni di consumo. Le cripto andrebbero regolamentate per evitare che un tweet produca tutto questo scossone. Guarda, è il bello e il brutto di un mercato libero. Io credo che cioè avere un mercato libero è una cosa positiva, io lo preferisco, un mercato di questo tipo, rispetto a un mercato dove arriva la SEC e dice basta, adesso lì non si può più fare questo, non si può più fare quello. Alla fine, se Musk ha tutto questo potere di andare a manipolare il mercato, è colpa in parte nostra, cioè che lo seguiamo, che lui twitta e vendiamo, cioè è quello il discorso, non si può... È vero, lui ha tanta influenza e quindi responsabilità, però incolpare esclusivamente lui per questa cosa, per l'influenza che ha sulle persone, io credo che sia sbagliato, perché così facendo e volendolo regolamentare ritorniamo un po' alla vecchia scuola, cioè dove no, non si può, se sale più di un tot basta shortare, cioè tutti questi meccanismi che poi portano un mercato a, non lo so, anche ad avere poi più rischio intrinseco di collasso nel tempo. Io credo che i mercati vadano lasciati liberi, perché un mercato come quello tradizionale, con 1000 limiti, 1000 cose, tutto ipercontrollato per farlo andare secondo le sue regoline, prima o poi collassa, cioè accumuli magari degli scossoni che li contieni, però prima o poi collassa e lì è un gran disastro. Per favore non utilizzate parole brutte come grafico, dite graficozzo, esatto, graficozzo si dice, domandozza, graficozzo. Ciao Luca, non posso seguirti dal vivo, ma ti seguo sempre su YouTube. Mia figlia si chiama Alice e appena ho visto la cripto omonima ci ho buttato 2 lire. Cosa ne pensi? Io la terrò comunque anche solo per il nome. Un saluto ovviamente ad Alice, che possa diventare una futura crypto millionaire. E guarda, la coin in realtà, il progetto è carino, perché nel settore gaming, nel settore NFT e ha dietro comunque anche Binance. Al momento il grafico è un po' insipido, ma perché è un grafico nuovo, quindi come vedi non abbiamo tanto riferimento, è un grafico che si muove in lateralità, in range, con range high a 30.000, range low a 15.000, e quindi insomma non c'è direzionalità, non c'è particolare
interesse a volerla cercare. Semmai, se andrà a prendere il range low qua sotto, potrebbe essere un entry interessante. O allo stesso modo, nel caso in cui andiamo a violare il range laterale andando a rompere i massimi. Però questo non c'entra niente con quello che hai chiesto tu, perché tu hai un motivo molto più valido per holdarla, quindi holdala e vedrai che ti porta fortuna. Allora, torniamo a noi. Luca, ma non è un peccato rischiare il impermanent loss su Ethereum visto come è destinato a volare? Ero tentato. Hai ragione, però considera che la impermanent loss rispetto all'APY è comunque una... cioè è poca, nel senso... fai in fretta a recuperarla. Cioè, guardiamo un attimo il simulatore, c'era su forse anche su CoinMarketCap, l'ha messo, me lo ricordo, su CoinGecko, yield farming. Allora, un attimino di pazienza, IL calculator. Allora, supponendo che Ethereum fa il 100%, abbiamo, vabbè, il 5% di impermanent loss, che comunque rispetto al 100% e rispetto all'APY, con un APY del cos'era, 70-80%, in quanto tempo è che la che ammortizzi l'impermanent loss? In 2 settimane, 3 settimane, e inoltre hai il più 100% su Ethereum. Non lo so, ti dico la verità, non, secondo me non dico che sia trascurabile, ma se uno comunque punta a tenerlo lì per un po', e considerando che farmi anche Matic, con buona probabilità Matic sale insieme a Ethereum, l'APY aumenta ancora di più proprio perché Matic sale, guarda, è relativo, secondo me è relativo l'impatto dell'impermanent loss. Luca, guarda le pool di Acryptos su Binance Smart Chain. Acryptos, allora, DeFi Station, vediamo questo Acryptos, che cos'è, com'è. Dai che ce la facciamo, ce la possiamo fare, Belt. È un po' giù, cos'è? 427 milioni, è piccolina. Cos'è un come si chiama? Uno Yearn su URCA, uno Yearn su BSC? Però... notevoli, no, non lo so, io non mi fido moltissimo di queste qua nuove, devo prima conoscerle bene, guarda, con gli APY così alti. Poi, a parte che, quanto dà su Ethereum ad esempio, fammi vedere, 28,4. Pancake Bunny, quanto dà, che è più sicura tra l'altro, mi pare che dia addirittura di più su Ethereum, 1,96, cos'è successo? Era il 30 e passa per cento fino a poco fa, come mai 1,96 adesso? Non ho capito, è buggato, non lo so. Bene, benissimo, soprattutto perché io ce li ho lì e quindi mi sa che c'è da andare a darci un'occhiata. Troppa volatilità, c'è da impazzirci dietro. Io ci guardo una volta alla settimana agli APY della DeFi e non basta. Mi viene da piangere, incredibile. Vabbè, niente, vedremo. Allora, i Binance sotto indagine. Sì, guarda, quella notizia lì, ti dico la verità, è un po' una non notizia, io credo. È stata pompata anche in quel caso lì. Avevo visto che dicono che Binance è sotto indagine perché alcuni utenti l'hanno usato per riciclare, lui apparentemente gliel'ha permesso. È un po' di food, perché comunque Binance, c'è scritto nell'articolo stesso, tra l'altro, che sta collaborando con le autorità, ha sempre collaborato, e quindi, cioè... Non lo so, a me dan fastidio anche questi articoli che fanno dell'allarmismo, perché poi vengono diffusi leggendo solo il titolo. Nessuno legge l'articolo e cerca di approfondire. Uno legge il titolo e dice: oddio, cosa succede? Binance chiude, cose assurde di questo tipo. Non succederà nulla, perché Binance, con i volumi che fa, con quanto è diventato grande, figuratevi se non è in grado di gestire una situazione del genere. Ha anche assunto persone apposta di altissimo profilo, ex facenti parte del tesoro degli Stati Uniti, per lavorare nella compliance, e figuratevi se si fa accusare di riciclaggio. Dai, per l'amor di Dio, non fuddiamo, come si suol dire, e rimaniamo sulla terra. Allora, ciao, sei un grande, sei ormai il mio punto di riferimento, e dopo aver scoperto l'offerta di Amazon Prime, l'abbonamento te lo meriti tutto. Io ti ringrazio veramente tanto.
Quindi abbonamento in diretta live e grazie ancora. E poi tra i vari pool sto puntando su EPS, che ne pensi? Ottimo EPS, veramente ottimo, Ellipsis, andiamo a darci un occhio. Tra l'altro tra poco mi sa che aggiornerò il mio video sui miei investimenti, visto che ci sono talmente tante novità. Allora, ecco, infatti abbiamo un bel 28% sulle stable, questo con FUSDT, con anche un più 13% di ICE, che è quello di Popsicle, se non erro, e quindi assolutamente valido come pool. 28% anche su BTC, non so se avete visto la possibilità, e qui quindi veramente voto 10 su Ellipsis. C'è dietro la, come si chiama, il benestare di quelli di Curve. C'è da capire un attimino il sistema di come vengono distribuite le reward, perché c'è un limite di tempo per cui vanno vincolate, altrimenti si paga una piccola penalità, e poi c'è la possibilità di mettere investing, ovvero in staking, diciamo, i token EPS. Avevo fatto un video dedicato dove spiegavo a grandi linee, magari potremmo approfondirlo. Ma anzi, vi consiglio una cosa: c'è Emiliano di Afterside Crypto che ha fatto un video spaziale su Ellipsis, andatevelo a vedere se volete approfondire, veramente veramente ben fatto. Poi dunque dove metto a rendita i sushi? L'abbiamo visto prima su sushi. Sushi meglio di Uniswap, sono massimalista e quello che ha fatto Uniswap è una shit. Ma in realtà, guarda, sono entrambe ottime come piattaforme, però anch'io preferisco tantissimo SushiSwap. Oddio, mi è saltata ancora la chat. Ma perché? Ogni tanto mi si impalla. Mi sa che ha un buffer molto 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 limitato. Niente, è saltato in fondo, quindi mi tocca leggere le vostre ultime domande, mi spiace. Quindi diamo un po' di priorità adesso a chi c'è alla fine. Ciao Luca, sono un novizio in questo mondo che mi sta appassionando davvero molto e tu sei il mio punto di riferimento per quanto riguarda l'acquisizione di nuove conoscenze e informazioni. Spieghi tutto in maniera molto semplice e chiara, grazie mille. Io ringrazio te per queste belle parole e spero di darti sempre quello che cerchi, ecco. Poi, ti ringrazio molto per i contenuti che porti, saresti così gentile di fare un'analisi di USDT, ICE, e una tua opinione personale sul progetto. Allora, ICE è mica proprio Popsicle, purtroppo, USDT, però non so dov'è, ICE Dollar, è questo? È lui? Non lo so però. Non vedo tanti grafici, purtroppo, il progetto non l'ho approfondito, mea culpa, me ne avete parlato tutti bene, però non l'ho approfondito, quindi mi spiace, ma non mi posso neanche esprimere perché ho paura di dire una stupidaggine. Che ne pensi di Shiba? Va bene, passa parola, alla prossima. Scusa l'off topic, sei bolognese? Quasi, sono sempre emiliano ma non bolognese, un po' più di qua, ecco, sono Piasintein, come si dice dalle mie parti. Un occhio a Aave, please? Assolutamente sì, andiamo a dare un occhio ad Aave. Imbottissima Aave. Qua c'è stato un non retest, purtroppo, di questa area 0,0095, che è stata rotta a rialzo e non retestata, e al momento è diretto verso i suoi massimi apparentemente. Invece qui ha fatto godere tanto, vi ricordate che avevamo identificato quest'area trasposta da qua come entry sul ritracciamento, e veramente è stata spaziale perché aveva fatto un break da qua, tac, poi ci ha dato tutto il tempo di entrare sul retest e poi è ripartito, quindi lì c'è stata l'opportunità, qui l'ha mancato, purtroppo. Non si può avere tutto dalla vita, o un retest o l'altro. Al momento estende, quindi è difficile dire un papabile entry, che al momento non penso che ci sia. Abbiamo una resistenza 0013 quassù e vediamo come reagirà, perché questi sono i massimi, quindi se qua flette un attimino potrebbe essere l'ultima opportunità per retestare. Poi, ciao Luca, una domanda forse un po' stupida: se ho un BNB in staking nel vault di Binance, guadagno lo stesso il 2% di cashback con la carta oppure devo tenerli in spot? Grazie in anticipo, ti stimo per quello che hai fatto e continui a fare. Dunque, io credo che se tu hai i BNB in staking nei prodotti di Binance,
ti contano lo stesso. Perché quando li avevo nei lounge pool di fatto contavano lo stesso. Quindi io ti direi assolutamente di sì. Assolutamente di sì. Bene, ragazzi, qua siamo, vedo che il tempo scorre, io avevo un po' di cose da dire sui grafici, quindi ritorno alle domande tra pochissimo e vado un attimo a vedere i grafici stessi, ok? Allora, vediamo, anche perché non volevo sforare più di tanto l'ora, perché altrimenti poi ricomincio a prenderci troppo la mano e fare video di un'ora, l'ultimo era di un'ora e un quarto e non ci sta, dai, farli così lunghi. Anche perché altrimenti poi quando li ricarico vedo che vengono visti meno, più malvolentieri. Allora, grafico di Bitcoin, qua c'erano un po' di cose da dire, per questo mi sono ritagliato un po' più di tempo. La prima cosa è, guardate la reazione che abbiamo avuto. Vi ricordate quello che abbiamo detto? Allora, abbiamo il nostro macro range di riferimento, che è più o meno questo, qua sopra è difficile dire esattamente dov'è il top, perché comunque non c'è un top preciso, però l'area è quella. Qua sotto abbiamo i 45.000, l'importante è capire esattamente quello. Quindi 45.000 è l'area, il livello di prezzo base che deve tenere e sul quale si può andare a pianificare degli eventuali entry interessanti, ok? Tra poco andiamo a vedere quali. Seconda cosa, gli altri livelli di prezzo più validi sono 49.000 e 51.300. Sono importanti. Per quale motivo sono importanti? Perché sono le due direttrici che stanno tenendo compresso il prezzo di Bitcoin esattamente in questo momento, esattamente in questi giorni che sono cruciali. Perché sono cruciali? Perché se questo diventa un momento di distribuzione e poi di nuovo andiamo ad attaccare a ribasso, abbiamo uno scenario di un tipo. Se questo invece diventa un movimento di nuovo di falso breakdown, perché ritorniamo qui dentro, abbiamo uno scenario diametralmente opposto. In particolare, cominciamo dallo scenario bullish, dai, che ci gasa di più. Se noi andiamo a recuperare i 51.300, andiamo a recuperare i 53.500, ragazzi, ci sono degli insetti, mi sono entrati in camera che è devastante, non lo so, sembra... Ogni tanto se mi vedete guardarmi intorno è perché c'è una biodiversità in questa stanza che è superiore a quella di CoinMarketCap ormai. E no, vi volevo dire che 1 e 1.2, se vengono ripresi, questo è ancora... Questo soprattutto è un livello che se viene ripreso cambia i connotati del mercato perché ci fa rientrare all'interno di questo vecchio range, quello che seguivamo fino a prima del dump, ed è un setup long a tutti gli effetti sul breve perché abbiamo un reclaim, ok? Un falso breakdown che sarebbe questo e un reclaim esattamente come è successo qua, ok? Falso breakdown, riassorbimento, sarebbe falso breakdown e riassorbimento. Il setup è il medesimo. Poi ovviamente ritorneremmo nello scenario di ranging qua dentro, quindi il primo target sarebbe il range high e poi eventualmente in caso di rottura si va a seguire trend follower. Al contrario, se noi andiamo a confermare una distribuzione e andiamo a fare un'altra ondata ribassista, non è bellissimo come scenario perché di fatto avremmo dump, lateralità, dump. Il primo dump è molto impulsivo e molto pieno, questa candela è proprio decisamente piena senza una particolare reazione da parte della domanda. Abbiamo avuto il follow up il giorno dopo con reazione della domanda e questo di per sé è molto bello, ma se questa reazione poi viene vanificata da un altro attacco ribassista che chiude invece lì sotto, ahimè si annulla e quindi purtroppo non è il massimo della vita. Tuttavia non è ancora sufficiente per essere bearish. Per quale motivo? Perché abbiamo il nostro baluardo qua giù. Vi dirò di più. Questo baluardo potrebbe fungere da ultima possibilità per piazzare un long. In che modo? Allora, voi immaginate cosa può succedere se andiamo a prendere la liquidità qua sotto. Immaginate la quantità di stop loss annidati lì sotto. Quanti ce ne sono? Una quantità industriale. E quindi io mi immagino in maniera proprio tranquilla un flash dump che vada a prendere magari anche i 40.000. Questa è un'opportunità perché se fa lo sweep, spazza via e poi assorbe, questo è il setup long della vita, ok? E si può andare a strutturare in due modi. Il primo modo
è andare a cercare lo sweep, quindi in quest'area, questo è il nostro entry, un po' come l'avevamo pensato qua. Purtroppo, vedete, qua c'era l'idea dello sweep. Purtroppo è andata male questa, perché non è stato uno sweep, ma c'è stato il cigno nero Elon Musk che ci ha fatto dumpare in maniera più aggressiva. Però altrimenti qua c'era un range, ok, bello compatto, uscire fuori per poi rientrare era una possibilità. E lo stesso è iterabile qua sotto su scala maggiore, quindi con ancora più liquidità da andare a prendere. Soprattutto dopo questa punta, qua ci si sono... Qua si sono aperti, ce la posso fare, un sacco di long e avranno tutti stop loss da queste parti, ok? Quindi se ce li andiamo a prendere è un massacro, è veramente una carneficina di stop loss. E riuscire a catturare uno sweep qua sotto, se poi il setup ci dà ragione, ci dà veramente un rischio rendimento estremamente favorevole. Quindi il setup potrebbe essere entry da queste parti, stop loss se chiusura sotto i 40.000. Primo setup. Secondo setup, più cauto, quindi non anticipatore che già si mette l'ordine prima ancora dello sweep, ma aspettiamo che avvenga lo sweep e che rientri all'interno dei 45.000, quindi qua su, e allora lì abbiamo il nostro setup di falso breakdown, fail swing, lo possiamo chiamare in tanti modi, ma sostanzialmente è un tentativo, cioè uno sweep di liquidità, presa, e soprattutto poi la domanda l'ha sfruttata e quindi siamo rientrati nello scenario di range, un falso breakdown in una sua connotazione un po' particolare. La cosa importante è che è un setup long, anche quello volendo con stop loss in caso di chiusura effettiva fuori, ok? Perché se abbiamo il falso break rientriamo, noi entriamo sul reclaim del livello e diciamo, beh, ok, falso break, mi sbaglio se il break è vero, quindi se andiamo a chiudere di nuovo qua giù. Questo è quanto per ciò che riguarda gli scenari possibili su Bitcoin. Quindi ripeto, questa è una grande possibile opportunità nel caso in cui andiamo a distribuire ulteriormente. C'è un'altra faccia della medaglia, che è uno scenario che sto seguendo e sul quale sto riflettendo molto, che è la possibilità di aprire uno short di copertura, udite udite, esattamente sul bearish retest di quest'area. Perché qua si potrebbe andare a ritestare qua e poi a dumpare fin qua. Questo è un setup short, volendo, ok? Sul quale si può andare ad aprire una posizione o speculativa o di copertura. Speculativa nel caso in cui si voglia appunto andare a fare una posizione di breve termine, perché il target è 44-45 mila, perché se distribuiamo, se andiamo a dare una testata qui e poi distribuiamo, il primo target è esattamente quello, zanzara, ve l'ho detto, è una giungla, e altrimenti, cioè con stop loss poi eventuale nel caso invece dello scenario bullish che abbiamo visto prima, ovvero di rientro all'interno del range, chiusura sopra i 54.000. Questo è lo scenario short. Mi piaceva farvelo vedere perché lo stesso grafico, in base alle intenzioni, si può leggere in diversi modi. Si può leggere per cercare il long, si può leggere per cercare lo short. Questo dimostra che in base alla posizione che si ha, chiaramente se uno è 100% long non andrà a cercare un altro long in una situazione così, che comunque è laterale e dubbia, magari preferisce andare a cercare lo shortino di speculazione per andare a fare quel movimento lì. Al contrario, se uno è flat, ci sta che va invece a cercare di costruire la posizione long, e quindi lo scenario che abbiamo visto prima cade a pennello. Poi Ethereum l'abbiamo praticamente già visto prima, quindi non c'è neanche bisogno di andare a rianalizzarlo, e quindi niente, direi che passiamo. Di altro da analizzare di interessante, cosa ci potrebbe, oggi pompa qualsiasi cosa, è veramente incredibile. BNB è lì che sta grattando i massimi, vediamo un po' se avrà intenzione di romperli. Dunque cancelliamo un po' di linee random che hanno veramente poco senso. Tac, dunque qui è boh, o fa un double top e va a dampare e allora questo è un costrutto di top molto brutto, o altrimenti va a recuperare di nuovi massimi. Poi cos'altro abbiamo da Cardano, che aveva pompato ieri. Cardano ha pompato ieri, sta facendo nuovi massimi anche lui, quindi andiamo a vedere un attimino il settimanale se me lo carica. TradingView anche lui si è messo contro Cardano, non gli piace più, no scherzo. Allora anche qui abbiamo cozzato, ops,
con quest'altra resistenza, papam, vediamo un po' adesso cosa mi combina, cosa ci combina, se ritraccio oppure no. Se la rompe potrebbe andare a fare un'altra spinta rialzista fin verso i 5.500, qua giù, qua su c'è l'altra resistenza, altrimenti potrebbe andare a flettere un attimino e lì potremmo andare a cercare la dip, però è uno scenario assolutamente bullish. A Cardano è bullish, ragazzi. Oh, quando c'è vo, c'è vo, e quindi anch'io lo dico. Polkadot, anche lui spinge alla grandissima, pazzesco questa pesca che ha fatto qua sotto, e adesso nuovi massimi per lui, allucinante, ha rotto il range a rialzo, quindi si palesa una nuova area sulla quale andare a cercare il retest. Ragazzi, è incredibile, le altcoin stanno decollando, FTT anche lui è una linea retta ormai, non so più neanche cosa guardare perché è tutto completamente verticale. Sushi l'abbiamo visto, Yearn anche lui sta salendo, sta affrontando quest'altro pool di offerta di resistenza, tac, che se lo rompe poi di nuovo altro supporto che si crea. Allucinante, ragazzi, niente da dire, e quindi non so che altro dire, basta, non ci sono altre coin da andare a esaminare perché sono tutte estremamente bullish, le abbiamo viste un po' tutte, quelle che mi avete chiesto le abbiamo viste, Dogecoin che pompa perché Elon Musk la fa pompare, ormai qua siamo sull'orlo del ridicolo. E però di fatto anche obbedito all'analisi tecnica, se ci fate caso, guardate, giornaliero ha fatto il suo, è andato a prendere il suo cluster, tac, dump, rimbalzino, ed è ripartito subito a 90. Non lo so, quasi si potrebbe seguire lato speculativo, non so nemmeno che dire a riguardo. Io, amici, a questo punto vi saluterei quasi perché siamo a un'ora passata, vedo che avete un sacco di altre domande alle quali risponderei molto volentieri, ma purtroppo il tempo è quello che è. Mi sono promesso di stare sull'ora, altrimenti non mi faccio odiare da voi. Quando vedete dei tempi troppo lunghi, giustamente mi sgridate, quindi quello è il mio obiettivo. Amici, io vi ringrazio di nuovo di avermi seguito, grazie di cuore a tutti coloro che hanno fatto una piccola donazione e grazie di cuore a coloro che si sono abbonati. Una sera facciamo after live, sì, potremmo provare a vedere quanto andiamo avanti, quindi vedere finché non si disconnettono tutti, io vado avanti, maratona di analisi di grafici da diventare completamente pazzi, o una sessione di trading live sarebbe divertente, però poi dopo un po' non saprei cosa dire, magari quando mastico un po' meglio l'intraday, che adesso farò un'altra sessione, potremmo farlo. Sempre bello stare qua in compagnia, esatto, è anche un po' un tenerci compagnia in, insomma, così, un'oretta. E bene, amici, di nuovo vi saluto, grazie a tutti di avermi seguito, come la maratona mentana, esattamente, noi ci vediamo lunedì, come sempre alle ore 19 circa, dipende da quando finisco di allenarmi, no scherzo, 19 circa, minuto più, minuto meno, e magari trovo un'altra sigla, vedremo, vi auguro un buon weekend nel frattempo e fate i bravi e alla prossima, e speriamo che Elon Musk domani non si svegli con qualche altro tarlo per la testa. Ciao a tutti!